Buongiorno, oggi non vi ho parlato della rassegna stampa di oggi e sono colpevole, ho dovuto fare purtroppo troppe cose questa mattina, però una cosa me la sono tenuta perché ce l'ho qua. Ieri il Consiglio di amministrazione della RAI ha deciso che non si applicassero alle star della RAI, secondo il consigliere Michele Ansaldi della Vigilanza RAI, sono 41 le persone, il tetto di 240.000 euro. Fu introdotto da Renzi quando Renzi faceva il grillino, perché poi tutti quanti accusano i grillini di essere grillini e non Renzi di essere grillino, ma anche Renzi ha fatto il grillino dicendo che i dipendenti pubblici non potevano guadagnare più di 240.000 euro nel grande concetto della casta, del fatto che i soldi sono lo sterco del demonio. Fatta questa norma nell'aprile del 2014 si parlò di norma Olivetti, l'altro grande mito, no? Sembra che l'Italia sia esistita solo per Olivetti e la sua imprenditoria illuminata. Io purtroppo di Olivetti ricordo solo i suoi fallimenti, che non derivano da Adriano, ma da come abbiamo visto essere stata condotta poi in seguito. Ma il punto fondamentale è che questi 41 artisti della RAI hanno deciso di non applicare, grazie al Consiglio di amministrazione a se stessi, il tetto dei 240.000 euro. Io vi dico subito come la penso. Se c'è un mercato che offre a quei signori più di 240.000 euro, è chiaro che sarebbe stato un impoverimento della RAI, perché la RAI non poteva competere con le altre aziende sul mercato, Mediaset, Discovery, Sky, che avrebbero offerto ai talenti più alti più soldi per entrare. Va bene? Quindi io sono contrario all'idea di un tetto in assoluto, oltre per questioni personali, ma questo non è importante, io in RAI quello guadagniamo, non guadagniamo più di 240.000 euro, la cosa che trovo importante è che comunque i tetti li stabilisce il mercato e non una legge. Ma quando una legge stabilisce i tetti, quando una legge stabilisce che tutti i dipendenti pubblici delle società pubbliche devono prendere 240.000 euro, questa mi sembra una grande presa per il culo, quella che è avvenuta. Una grandissima presa per il culo, gigantesca presa per il culo, che deriva dal fatto che Fazio, Insinna, Clerici, insomma tutti i grandi personaggi della televisione italiana. Tutti i grandi personaggi della televisione italiana si sono accorti che quando si parla del loro portafoglio diventano improvvisamente liberisti, cioè non esistono tetti perché loro sono dei fenomeni. Allora io mi chiedo, se gli artisti sono dei fenomeni e non si può applicare un tetto su di loro, perché si applica un tetto di 240.000 euro a quei dirigenti della RAI che si fanno un mazzo così, non compaiono in televisione, non fanno marchette, non gli regalano i vestiti, non vanno gratis ai ristoranti e che possono più o meno rendere grande la televisione? Perché la signora Andreatta, che è la signora che guadagna penso 240.000 euro, non più di quello, e si è inventata tutte le fiction da Montalbano in poi, non può guadagnare più di 240.000 euro? Dove sta scritto che Teodori, il mio ex direttore, che ne ha azzeccata una dietro l'altra, non possa guadagnare più di 240.000 euro nonostante la sua qualità nell'impostare i palinsesti? Perché per gli artisti sì e per i dirigenti bravi e in gamba no? E chiedo ancora un'altra cosa, perché Fabio Gaglia, che so, un dirigente pubblico della CDP che investe miliardi di euro del nostro risparmio postale, deve avere un tetto? Perché lo devono avere gli amministratori di municipalizzate cittadine che gestiscono aziende con 40.000-50.000 persone? Sono forse loro meno importanti, meno sul mercato di quanto lo siano Insinna o Fazio? Cioè, questo è il punto fondamentale, questa enorme ipocrisia per cui noi siamo disponibili ad accettare i tetti, ma soltanto per i manager, soltanto per i banchieri, soltanto per i dirigenti pubblici, soltanto per i funzionari, mentre per gli artisti no. Oppure li vogliamo per gli artisti e non ci rendiamo conto che in questa maniera, mettendo un tetto sugli stipendi, accettiamo un'idea socialista dello Stato per cui a decidere le retribuzioni non è il mercato, ma sono 4-5 dirigenti pubblici che, come si è visto con la predisposizione di questo tetto, poi hanno amici e amichetti, come sempre avviene. Amici e amichetti sono quelli dove vanno ospiti ovviamente in televisione e che, essendo artisti, non si applica a loro il tetto di 240.000 euro. Di per sé si tratta di una minchiata, il tetto, ma una volta che lo fate, l'ha scritto bene oggi Taleoggi, Magnaschi, ma una volta che fate questo tetto siete veramente ridicoli a trovare un'eccezione dietro l'altro per far sì che non valga. E com'è? La carne al populismo, la carne buttata nella belva del populismo. Ciao.